una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Un nuovo video spesa Eurospin, siamo appena stati Eurospin. È passata 2 settimane e qualche giorno dalla spesa scorsa. Sì, no, più di qualche giorno, perché sarebbero state 2 settimane mercoledì. Oggi siamo a martedì della settimana dopo, quindi abbiamo resistito quasi 3 settimane. E allora, vi faccio vedere subito il surgelato, che in realtà io ho già tolto fuori dalle scatole, quindi faccio vedere solo le scatole, perché sennò il freezer non ci sta. E dopo vi faccio vedere un acquisto che abbiamo fatto, che è un freezer. Dopo vi faccio vedere. Allora, le polpette queste qui, che io faccio sempre col sugo e la pasta. Poi abbiamo preso in offerta questi gelati qua, il Tornado, che voleva provare il Valentino. Ne abbiamo presi 2. Se sentite questo rumore è perché sta pulendo la gabbietta dei topolini, della topolina. 2 perché sono, ce ne sono solo 4 dentro, topolina, della cincilla. E poi io ho voluto prendere i croccantini invece perché mi ispiravano tantissimo, li volevo provare. E eccoci, ho fatto un cambio d'abito perché avevo caldo e poi perché si era scaricata la batteria, quindi ho dovuto cambiare. Quindi vi ho fatto vedere i gelati. Allora, ecco, manca un misto per fare gli spaghetti ai frutti di mare, suggerato. Poi al Tigros invece il Dash, prendo uno in Pots perché sono sempre comodi, mi erano finiti. E poi questo che è il Napisan 3 per azione, insomma, igienizza, lo aggiungo ai lavaggi per igienizzare. E niente, torniamo allo spin. Un bel sacco del pane, questo è il pacco famiglia. Il pane è pane fresco, ha un nome sto pane? No, vabbè, comunque questo qua grosso perché è un mattino in mutande. Come mutande? Amore, se adesso sto parlando è perché sto riprendendo, sei un genio però. Ma lavare le denti e le mani, non fa niente, sono come costume, dai. Vabbè, e questi qua perché li congelo a pacchettini da 1. Li congelo. Poi ho preso 2 di fettine sottili di carne, queste qua, perché ne faccio sempre a pacchettini e li congelo così sono porzionati. Poi il Gouda a fette, sia per crepe che per piadine, che per qualsiasi cosa va bene. Poi in offerta abbiamo preso le mozzarelle, queste qua della Land, verdi, che ce ne sono 4 per sacchetto, ne ho presi 2 perché non in offerta proprio perché... col caldo tendiamo a fare tanto le insalate, quelle con pomodorini, mozzarella, tonno, quindi questa. Un pacco di uova perché ne ho già altre da 10. Poi un pacchettone di Wurstel enorme. Abbiamo preso quelli che sono quelli senza glutine. Secondo me mi ha fatto prendere quelli sbagliati. Ah no, pollo, suino e tacchino, è tutto misto, quindi sono un po' più saporiti e prendiamo questo pacco qua perché è molto più conveniente. Poi abbiamo preso una di mortadella perché la volevo io. Ho voglia di un panino di mortadella. Poi abbiamo preso questi yogurt che sono la novità e già dal catalogo, catalogo, come cavolo si chiamava, mi piacevano. Sono nocciola, vaniglia, stracciatella e pistacchio. 4 gusti che mi piacciono tutti e soprattutto non hanno i pezzi, quindi dovrebbe essere quello cremoso senza pezzi, esatto, cremoso, e quindi non vedo l'ora di assaggiarli. Questi qua, che se sono buoni, saranno i nostri yogurt di sempre. Poi pancetta affumicata a cubetti, non ho preso il prosciutto perché ce n'ho ancora. Poi ho preso solo una ricotta perché ne è rimasta ancora una. Poi abbiamo preso 2 confezioni di costine di maiale, costine di suino da fare alla griglia. Adesso vedo magari una, la congelo e una la tengo per farla, non lo so, domenica, vediamo, adesso mi organizzo e vediamo. E un sacchetto, ah sì, poi c'è un prosciutto, uno di prosciutto, in realtà ce ne sono altre 2. Abbiamo preso questo qua perché era scontato in offerta. Poi andiamo col secondo sacchetto. Non stiamo prendendo più tante patatine, però queste qua sono quelle che mi piacciono, le spine un po' di più, e sono i cornetti di mais che sono piccole e non rimangono aperte, perché tutti questi pacchetti di patatine giganti ce ne vengono sempre aperti e poi diventano posti. Allora questi qua piccolini sono buoni e poi si finiscono tra 2 persone, 6 mani, no?
Poi abbiamo preso un sacchetto di croccantini per la Lulu. Abbiamo provato a prendere questi della Red Mess, che sono diversi da quelli che abbiamo preso l'altra volta, però erano in offerta, sono 2 kg, quell'altro un chilo solo e costava più di questo qua scontato, quindi abbiamo provato a prendere questo sperando che la belva feroce se li mangi. Poi abbiamo preso uno di patate, ne ho preso solo uno perché tante volte mi dà mia mamma le patate perché abbiamo il giardino, l'orto e ce li ha, ecco. Poi 2 di gallette di riso, lo sapete, io adoro queste gallette di riso, quindi le ho prese. Poi ho preso questi biscotti qui che sono al Tigros, abbiamo preso le gallette. Poi ho preso questi che mandano oggi, sono spese di ieri. Questi ho preso della Dolciando, che non mi ricordo quelli del mulino bianco come si chiamano, gli incontri. Dovrebbe essere gli incontri questi, se non sbaglio. E sono i miei preferiti della mulino bianco. Volevo provare questi, vedere se sono buoni. Vediamo. Poi ho preso 2 mascarponi. A me questi qua piacciono davvero tantissimo, ragazzi, anche per fare il tiramisù vi straconsiglio, vi rimane la crema molto molto spumosa e cremosa, è molto denso, buoni, buoni, buoni. Poi ho preso 20 scatolette miste per la gatta di queste qua della Red Mess, sempre, sono alla selvaggina, al salmone, pollo e tacchino e cuore polmone, forse, non mi ricordo, vabbè, comunque sono 20, non sto tirando fuori questo. Passiamo ad un altro sacchetto, tomini, tomino classico, Valentino mi piacciono tanto, a me non è che non piacciono, però non li mangio mai, perché se mangio la pasta il primo non riesco poi a mangiare altro, quindi non li mangio mai questi cosi. Poi ho voluto prendere uno di questi qua, che è il tè, quello alla pesca che si mischia nell'acqua, perché io ho tipo un dispenser di quelli grossi dove schiaccia e esce il liquido ed è molto estivo, lo vedo molto carino quando viene qualcuno con un po' di ghiaccio e faccio un bel tè. Poi ho voluto prendere una confezione di speck, non chiedetemi perché ho preso già una pancetta, ma mi andava lo speck, quindi l'ho preso. Poi in teoria ci sono in giro 3 confezioni di arance, perché ci faccio la spinta al Valentino prima di andare a lavoro la mattina e abbiamo visto che con 2 non ci arriviamo a fine mese, a fine 2 settimane non ci arriviamo. Poi abbiamo preso una confezione piccola di noci, di queste qua, perché le diamo alla topolina, alla cincilla, perfetta. Poi ho preso le ciambelline, che sono le mie briscine preferite delle Eurospin, ogni tanto le prendo quando voglio fare una colazione diversa, non ho molto tempo, una briscina via con un po' di latte e caffè. Ecco qua gli altri 2 prosciutti per toast, piadine, crepe, spesso vi faccio la crepe salata. Poi questo sacchetto l'ha riempito il Valentino e si vede, mi ha sformato tutti i toast. I toast. Poi uno di sale fino perché mi era finito. Poi abbiamo preso, ho voluto prendere uno di questi, il Colform, che a me piacciono molto, sono per il colesterolo, ma a me piace il sapore più che altro, quindi questi qua. Poi 2 di questi qua, di questi pezzi ricotta e noci che vedete spesso nei miei video svuota la spesa, perché sono molto buoni, a me mi piacciono moltissimo, quindi riprendo ogni tanto. Quando non ho molto tempo per fare, per mettermi a preparare il sugo, magari arrivo tardi al lavoro, lui è già arrivato per mangiare in fretta, via così. Poi ho preso questa confezione di olive verdi della Spagna, denocciolate, che è da tenere se facciamo delle insalate di riso. O questo scontrino non è, no, infatti non è quello lì. Poi ho preso questi qua, che sono queste robe al miele, che non lo so, anche Valentino ha detto che lo comprano in tanti, ha provato a prendere per vedere com'è. Ditemi voi come sono, però io ne sento parlare molto, boh. Poi ho preso queste casette per le esca insetticida, l'ho presa per le formiche, perché non dalla cucina ma dalla sala ci entrano quelle piccole 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 piccole, ne voglio mettere una, sperando che non se la mangia mucchino, che è molto intelligente, il mio cane è capace che se la mangia, e vediamo se riusciamo a farle fuori.
Poi arriviamo alla frutta e verdura. Carote, finocchio, ne ho preso solo uno perché ce n'è già uno in frigo. Abbiamo preso i pomodorini, i datterini, no, mi ricordo, no, i ciliegini sono questi. Artofrutta, ciliegina, più datterini non c'erano, se no abbiamo preso anche i datterini. Ah, ma se dal lavoro ci sono i datterini, poi prendili. No, li ordino io, ci sono sì. Ok. Sentite, li ordino io, ci sono sì. Prendo un paio di confezioni che tanto si tengono. Poi abbiamo preso il succo di frutta all'albicocca, questi qui ci piacciono davvero tanto. Poi abbiamo due acque toniche al pompelmo rosa, piacciono al Valentino, però le abbiamo prese insieme qualcuno sostanzialmente, perché cerchiamo di evitare la roba frizzante. Lui, perché io non ne bevo la roba frizzante, è raro, se è assaggio giusto un goccio. Poi le altre arance che vi dicevo prima, ancora altre arance, e poi abbiamo banane. Ok, poi sempre al Tigros abbiamo preso le saturnine, e ce ne sono un po' una decina. Non arrivo più a prendere la roba oltre al tavolo, tutto c'è, fantastico. Poi, forse non è la più grande spesa che mi ha fatto dello spin, però. Ultimo sacchetto, finalmente. Ah no, ecco, ci sono tre casse d'acqua naturale della Blues, una cassa di tè. Ah, vabbè, una. Al computer, una cassa di tè verde e una confezione da 12 o 10, non mi ricordo, vabbè, di latte intero UHT a lunga conservazione. Abbiamo preso quello intero anziché quello parzialmente scremato, semplicemente perché l'ha scontato. Preferisco il parzialmente scremato, ma anche l'intero va bene, basta che non sia lo scremato che non mi piace. Poi ultimo sacchetto, abbiamo preso l'anguria, questa qua nera scura, ecco, ora scontrino, mi sono fatta benissimo. Questa qua, costa un botto ragazzi, costa 1,69€ al chilogrammo e gli è costata 6,57€. Mi auguro che sia buona, perché altrimenti mi incazzo. Ok? Allora, abbiamo speso un botto, però c'era tantissima roba scontata. Ah no, quella è l'IVA, vabbè. Allora, abbiamo speso 123,35€. Faccio una veloce carrellata. Chi interessa magari fa la rifermo immagine. Finirà prima un po', ragazza. Ok, via, vola via. Poi due succhi alla pera, che è quello che preferiamo di più. Personalmente lo preferisco io, lui piacciono tutti e tre. Perché il terzo era quello all'albicocca, quello di prima. Amore, hai preso due albicocche. Come due albicocche? Eh sì. Allora, due albicocche ha preso. Niente. Poi ho preso una confezione di ceci, perché io adoro i ceci, lui non mi piacciono, però a me piace mangiarli anche così, tipo a insalata, per dire. Poi abbiamo preso questo energy drink che è al gusto lime e pompelmo. Questo dovresti mettertelo in frigo, l'energy drink, lo volevo provare, lime e pompelmo. Poi uno solo di sugo, perché comunque ne ho ancora un po', e la passata, quella del sole. Non ci sta più niente. Poi olive nere denocciolate, questa nella lattina della Varia Gusto, sempre per il solito motivo per fare insalate. E poi abbiamo preso tre sciroppi di quelli che si mischiano nell'acqua. Io ci vorrei fare anche tipo i ghiaccioli, ho gli stampi per fare i calippi. Idea. Abbiamo quella alla menta, sciroppo alla menta della Blues. Poi abbiamo quello all'arancia che mi ispirava, e poi questo che è nuovo, era una novità, ed è lo sciroppo ai fiori di Sambuco.
Io sono curiosa e voglio sentire l'odore. Tu non sei curioso? Mi sta sentendo. Hai chiuso. Anche io ho sentito l'odore. Andrea Martinez. Dorgoro Carter Pio. Boh. Boh. Non sembra male, però non capisco, tipo una bacca secondo me. Effettivamente il disegno non si capisce una biga, però comunque questo, vi faremo sapere poi com'è. Niente ragazzi, questo era tutto il mio video spesa, adesso io mi devo inoltrare per arrivare da voi perché non si posso, la devo mettere via tutta sta roba, viene mal di testa, mal di pancia sulla pensiera. Niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like e non perdetevi i prossimi video. Ciao ragazze. Stavo dimenticando di farvi vedere l'acquisto che abbiamo fatto, questo congelatore a puzzetto, la marca è Daiya, preso da Eurospin, pagato 119 euro, e è una classe energetica A+, e niente, congelatore in sé per sé, questo è già acceso, ci ho messo tutti i gelati perché prevalentemente per il momento lo useremo per questo, e ghiaccioli farò ghiaccio, ecco, però qua ci sono i gelati e niente, è questo qua, molto molto carino, mi piace tanto. In realtà io lo cercavo uno così piccolo, ma non era un acquisto che era impreventivato di fare, ma nel momento in cui ce lo sono trovati davanti l'abbiamo preso, anche perché a questo prezzo così a puzzetto da 100 litri non si trovano. E niente, questo era il resto. Allora, ciao e mi raccomando, spolliciate.